Sì, da oggi le quinte sono tutte a distanza in modo tale che si evitino il più possibile contatti e quindi eventuali rischi. In DAD e vaccinati. È un vero e proprio percorso ad ostacoli prendere il diploma per i maturandi 2021, che da questo 1° giugno, in gran parte della Toscana, vedranno la fine della scuola all'interno delle loro case, interagendo con i prof solo in didattica a distanza, per avere meno contatti possibili con l'esterno, in più la possibilità di vaccinarsi. Tutto questo per non prendere il Covid proprio i giorni dell'esame. Per essere più sicuro. Positivo proprio nella maturità è un problema. Speriamo di no. Sono già vaccinato. Sono in categoria fragili, sì. Sì. E tra i giovanissimi studenti, molti non vedono l'ora di vaccinarsi. Si spera prima della maturità, ma non sono sicura. Non vedo il motivo di non farlo. Penso sia giusto. Il più presto possibile. Ma alcuni hanno dei dubbi. Non lo so, per la mia salute, per il fatto che comunque è stato sviluppato velocemente, cercherò di fare la scelta migliore. E per ciò che riguarda la possibilità dei vaccini ai sedicenni e diciassettenni ancora minorenni, entra in campo la potestà genitoriale. Dipende cosa ci consigliano. Io ho la mamma infermiera e i ragazzi della mamma infermiera, quindi penso dipende anche cosa mi consiglieranno loro. Ti vaccinerai? Sì. Ma non sei molto convinta? Sei informata che stanno aprendo anche le tue categorie? Sì. Non infetto nessuno, la mia nonnina sta bene. Ne parlate in classe delle vaccinazioni? Sì, per forza. Qualcuno l'ha già fatto, credo. Qualcuno ha già avuto il Covid. Per poi far partire l'esame. Far partire l'esame con tranquillità. Noi siamo la maggior parte, siamo già vaccinati, quindi insomma. Insomma, la maturità si avvicina e quest'anno ad essere agognato non è solo il famoso pezzo di carta con il voto sopra, ma anche il Green Pass. Che non ne Per avere il possiamo Green più. Pass per andare in vacanza. Esatto, vacanze, discoteche, feste, se no siamo appunto da capo.